Il fatto che qui ci siano alcune tra le cosche più potenti, insomma. I cosche non mi parlate, cadono tutte le chiacchiere che mi vengono a nasi, pure mi sento. Non mi parliamo di cosche che mi vengono a nasi, tutti i cosche. Questo è il discorso. Quando si parla con la parola che si parla in 'ndrangheta, si chiude e si finisce tutto. Potremmo già fermarci qui. Sarebbe però un errore, perché per comprendere fino in fondo la realtà di Platì è necessario andare oltre gli stereotipi, oltre la rappresentazione mediatica, commerciale e ciclostilata. Quei 15 km di strada tortuosa e desolata che collegano la costa ionica al piccolo centro incastonato nella maestosa cornice dell'Aspromonte, sappiamo dove ci conducono. Antonio Nicaso e Nicola Gratteri sostengono che se San Luca è il cuore dell''ndrangheta, Platì ne è la mente. E la storia criminale di Platì affonda le proprie radici nei decenni e registra una svolta nel 1974, quando Pasquale Agresta, il boss, il capobastone di Platì, viene assassinato. Egli era l'uomo di Peppe Nirta e soprattutto di Antonio Macri, cioè i boss della vecchia guardia spazzati via dalla prima guerra di mafia. In seguito si insediò il potere dei barbari, in particolare di Antonio Barbaro, detto Unigru, che fu il primo vero boss di un casato che fu capace di raccogliere attorno a sé diverse, numerose famiglie. Oggi rappresentano sotto il blasone di Ciccio Barbaro, detto Castano, uno dei casati di 'ndrangheta più potenti e temuti su scala planetaria. Siamo qui inseguendo una cronaca che ripropone al bel paese lo spaccato parziale di una realtà che rifiuta il suo peccato originale mai lavato via, tra il negazionismo strisciante di chi vi abita e l'assenza di uno Stato, la cui unica testimonianza è questa caserma blindata. Siamo arrivati a Platì per raccontare questa nuova storia metaforica che va molto oltre i confini del piccolo centro aspromontano. I funerali del boss vietati dal questore e la decisione della chiesa locale di sovvertire quest'ordine e di disobbedire a quest'ordinanza pongono un interrogativo: chi comanda nei paesi ad alta densità mafiosa se anche la chiesa decide di disobbedire all'ordinanza di un questore? Già, questo è anche il paese di Giuseppe Barbaro Uccenni, detenuto per mafia e ucciso dietro le sbarre da una malattia a cui, nell'Italia dei troppi mafiosi finti infermi o pazzi, nessuno ha creduto. Nella Sono Calabria, in cui Papa Francesco scomunicato. scomunica agli 'ndranghetisti, Platì è anche il paese di Don Giuseppe Svanera, il parroco bresciano che si ribella all'ordine del questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, di celebrare i funerali all'alba. Presenta ricorso il prete. Si lancia, davanti ai giornalisti, anch'egli in dichiarazioni dal sapore negazionista. Famiglia di mafiosi, molto bene, venite a vedere, Come parlate molto con bene? loro, ma a me me ne frega niente che Ma sia che famiglia parlano di con loro? Quelli mafiosi. sparano! Ma come fanno a Sparano! fregare Ma quelli? come fanno a fregargliene che sono mafiosi? Questo è stato condannato a 5 anni per associazione mafiosa, Don Giuseppe! Bravo, avete detto bene. Allora, se non condanniamo, se condanniamo questo che è stato condannato per l'associazione mafiosa, cosa facciamo con gli assassini, con i ladri? Lei conosce il clan Barbaro? Lo conosce il clan Barbaro? No, quello che conosco del clan Barbaro è tutto quello che avete scritto voi giornalisti. Ah, perché È se... l'unica cosa che io conosco sull''ndrangheta, è quello che voi avete scritto, Anche i perché io leggo magistrati, tutto quello che trovo. anche i magistrati l'hanno scritto nelle sentenze, il processo Bravo, e Minotauro. anche tanti magistrati appartengono a questa mafia. Don Svanera, poi consegnato al silenzio dalle gerarchie ecclesiastiche, ma sostenuto dal consiglio pastorale locale. L'esigenza del consiglio pastorale è di difendere il parroco. Perché? Perché con la grande onestà, con la grande sincerità, io faccio parte del consiglio pastorale, ma tutti in unanimità l'abbiamo difeso perché lui ha osservato la legge al massimo grado. Per fare molto facile ad una persona elevarla al cielo, di fare un nome, che è un uomo potente, che ha un cognome, qui allora non si può vivere più, il nome e cognome Barbaro, il 99% dei platini è un cognome Barbaro, Trimboli, sono dei cognomi più evoluti, per esempio. Non è che uno col cognome condanna una persona per il cognome. Abbiamo tentato senza successo di contattare telefonicamente sia il sindaco Rosario Sergi che il parroco di Platì, padre Giuseppe Svanera. Non hanno risposto. Don Giuseppe Svanera, le carte bollate del funerale all'alba le mostra in chiesa. L'albo parrocchiale, tra l'acquasantiera e le statue dei santi, diventa di colpo il faldone slacciato del più plateale braccio di ferro tra Stato e Chiesa avvenuto da queste parti.
Il 22 ottobre il questore Grassi ordina funerali all'alba e nello stesso giorno il sacerdote 69enne Piccato scrive direttamente al ministro Alfano. Appare fermo e motivato il divieto del capo della polizia di Reggio Calabria, tecnicamente dettagliato e abbondante di richiami a norme e sentenze in ricorso del religioso. Il parroco mette nero su bianco che tollera il divieto del trasporto funebre in forma pubblica e solenne, ma non manda giù l'imposizione del luogo dove tenere le esequie, il Camposanto. Una replica all'ordinanza che non cambierà l'organizzazione del rito programmato per l'indomani all'alba, nel cimitero e alla sola presenza dei congiunti più stretti, ma che certamente diventa un'azione ecclesiastica di resistenza all'ordinamento dello Stato. Alla fine il parroco ha obbedito allo Stato, ma ha lanciato una sfida che i platiesi dimostrano di apprezzare. Non fai parlare per ordine pubblico. Sono d'accordo se tu ci sei una faida, ma che tu mi prendi? Ho cacciarato, la mamma mi cacciarato. Alla sepoltura, la mamma mi messa. E che mi ha preoccupato? Non ha senso, non ha senso. Platista col prete bresciano e dice Giuseppe Barbaro non era un mafioso, malgrado le sentenze. Però è stato condannato per reati pesanti, con il Barbaro considerati quindi non è imparentato con il Castano, lo sparito. Uccenni con i Barbaro, ovvero i Castani, ovvero quelli di Don Ciccio e Don Sparito, non avrebbe nulla a che spartire né in termini di legami familiari né di affiliazione mafiosa. È tutto vero, a Platicci sono troppi ragazzetti, forse neppure 14 anni, che girano sugli scooter, in coppia, senza casco. E ci sono i sinistri capannelli di giovani e meno giovani agli angoli delle strade, di buon mattino. L'atteggiamento è ostile, i giornalisti non sono i benvenuti, vero anche questo. Sì, qualche poco la parte. Sì. Il Ma Platì bisogna provare a capirla, quantomeno ad ascoltarla fino in fondo, senza fermarsi davanti al negazionismo. E allora, il funerale di Giuseppe Uccenni e la veemente difesa di Don Svanera sono le spie di qualcosa che va oltre la semplice connivenza, va oltre la sua fazione alla presenza dell''ndrangheta, tanto storica quanto forte. Qui lo Stato, sia esso nella politica, nella legge o nelle divise, è percepito come assente o nemico. Quella strada incompiuta che sventra la lussureggiante cornice dell'Aspromonte non può essere solo opera dell''ndrangheta. Qui, dove anche la natura viene giù, dove il dissesto idrogeologico minaccia di portarsi via tutto, dov'è lo Stato? E i ragazzini in scooter forse rifiuterebbero anche l'alternativa di un oratorio, ma nessuno. Qui un oratorio, un piccolo luogo di aggregazione, l'ha mai costruito. Nessuno un'alternativa l'ha loro proposta. Dov'è lo Stato, latitante come i mafiosi che si nascondevano nel dedalo di cunicoli ricavati nelle viscere del paese? Non cado 51, dopo 51 morte, abbandonato totalmente e mi vedo ancora la montagna che sta giorendo. Quale cosa hanno fatto qui? Ditemi quale cosa hanno fatto. Ma ditemi quale cosa. Ma io ci ho promesso, non è che andavo cane, non è che andavo a promettere, che andavo a promettere alla luna, non andavo a promettere a Marte le cose più elementari. Non abbiamo un campo sportivo, andavo un fiume che sta lavando, andavo a montagna che sta calando, abbiamo qualche 4-5 R4, frane di grandissima pericolosità e lasciate in abbondanza. Come quando dite, questo popolo lasciamolo chiuso come il recinto dei indiani qui. È una realtà nella quale, quando lo Stato si è fatto vivo, col pugno duro dopo decenni di silenziosa, compiacente assenza, ha lasciato ferite profonde. Novembre 2003, Operazione Marine. 1000 carabinieri in mimetiche e mitra cingono d'assedio Platì. Centinaia di arrestati e indagati. L'inchiesta vacillerà presto, naufragherà in sede dibattimentale.
Magari qualche boss di rango e qualche picciotto incallito l'avranno pure fatta franca. Molti però ricordano con rabbia il tempo in carcere da innocente, dal giorno in cui Platini avvertì lo stigma del tutti mafiosi. Perché qua c'era uno, quando ti ha parlato, non era male, c'era tutto lì. Non è che io voglio rubare la persona, lì era. C'è uno che mi stupendo a te, perché a parte di giornata, ma non è si trova in galera perché non si faccia più giudizio. Cosa dico io? Allora questo è posto. Poi vi hanno proprio arrestato per Marino. Qua a Reggio, tu puoi dire. Assolto. Archiviato il caso mio e mi hanno pagato. Mi ha pagato lo Stato e quei giornalisti. Ma quella lì è stato un brutto corpo per me che non me lo dimentico mai. Perché l'ha subito mia figlia. Mia figlia era all'università. Mia figlia era a Roma, è laureata, in leggi. Mia figlia l'ha saputo dopo 3 giorni. Però lo Stato dice noi dobbiamo buttare la rete. Anzi, e vediamo che butta la rete. A Ciccio Penga non lo sapete. No. Un ragazzo handicappato con la legge 104. Hanno arrestato anche lui, Ciccio Penga. La Formula 1 di Platì, Ciccio Penga. Io ho tutte le carte. Assolto come. Sono cosa truce. Perché ora uno che legge dice, ma non quello è stato un mafioso, è stato arrestato per un'associazione. Ma e cosa ha fatto io? Cosa ha fatto del mafioso? Ditemi cosa ha fatto. Domenico Natale De Maio era il sindaco. Scrisse Pantaloni Sergi su Repubblica. Diceva De Maio, venite a Platì, non è il paese di mafia di cui si parla. Fu assassinato, De Maio, a colpi di lupara e pistola il 27 marzo del 1985. Voleva provare a cambiare le cose dove i Barbaro, i Castani e le famiglie satelliti posseggono, spiegano Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, i 2/3 del paese. Egli voleva riportare al comune alcuni terreni su cui i capibastone di allora avevano messo le mani, ma non gli fu permesso. Platì è questa, non solo il funerale all'alba di Barbaro Cenni e Don Svanera, non solo Drangheta, bunker e latitanti, non solo mafia. È un paese che la presenza della mafia, come l'assenza dello Stato, li ha così subite da condannarsi nel silenzio e nella negazione, nelle ferite di un passato di violenza, ma anche di ingiustizia e di dolore, al suo stigma.